Bieco SRL, incontrata a Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container e compattatori scarrabili. Presso la sede incontrata a Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale compost. Bieco SRL, al servizio dell'ambiente. GPS è un'azienda specializzata nella vendita di calzature, pelletterie e accessori per tutta la famiglia. L'attenzione alla qualità dei prodotti è altissima e strizza sempre l'occhio alle nuove tendenze. Nei vari punti vendita troverai prestigiosi brand che propongono calzature e accessori trend e particolari. Guess, Nero Giardini, La Martina, Lacoste, Rocco Barocco, Pollini, Piquadro e molti altri. Vieni a trovarci a Patti in Piazza Gramsci, a Milazzo al centro commerciale Parco Corolla, a Capodorlando in Via Piave e a Licata al centro commerciale Il Porto. Ti aspettiamo! Amici all'ascolto, eccoci dunque puntuale con la nostra consueta trasmissione Dentro la Notizia, però questa volta cambiamo completamente argomento, in quanto che abbiamo qui con noi la nostra, prego, Gianira Cordino. Gianira Cordino. Che nonostante così giovane, così elegante e così bella, questo lo posso dire. Grazie. Già è un'attrice che ha svolto notevole partecipazione e nello stesso tempo cura anche, è esperta di moda. E quindi noi, oltre a presentarla, chiaramente, ecco, se ci puoi dare come è nata innanzitutto questa passione verso, è un mondo difficile questo, poi ricordiamo, è pattese. Ecco, infatti. praticamente iniziò tutto grazie ad Angelo Faraci, che è attore regista, dove mi ha inserito in un concorso chiamato Miss Oasia Iaca di Piraino, e da lì diciamo che il mio cammino fu sempre in salita. Poi partecipai a un film chiamato Io non perdono di Mario Coco, e poi da lì Miss Fashion, ho vinto altri concorsi, Miss Fattoria, sono entrata nelle finali di Miss Più Bella del Mondo a Biella, Miss Sorriso per un volto per fotomodella, Miss Cinema 2015 e per finire Miss Brass, dove sarò sponsor per un anno per la gioielleria Brass di Brolo. E diciamo che fu a livello di moda un percorso abbastanza sempre in salita. A livello invece cinematografico, diciamo che ho fatto, come ho detto già, un piccolo ruolo in questo film, poi sono stata diciamo in collaborazione con Nico Zangle, un grande artista, dove feci parte in due poesie molto importanti al Teatro Moderno di Messina, un videoclip Natale Cometa di Veruska Renova, dove c'è la mia anche la partecipazione regista Angelo Faraci, e inoltre ho fatto anche altri progetti che vedrete prossimamente. Ecco, diciamo che al limite, ecco, altra bella immagine che Grazie. Il nostro tecnico Pantaleo, Tino Pantaleo, sta mettendo in onda, e quindi ringraziamo anche lui per grazie, la sua grazie. Precisione e tempestività. Nello stesso tempo, ecco, praticamente quando ti è nata, diciamo, proprio questa passione, all'età di 6 anni? Diciamo che già all'età di 6 anni io feci già ero predisposta in questo settore, sia cinematografico che anche a livello di moda, perché nelle piccole cosiddette commedie scolastiche si vede quando uno ha una predisposizione. Certo. Ecco, a tal proposito, ti dicevo che il tuo primo, veramente quello che ti ha aiutato moltissimo, è stato anche Pippo Mollica, il professore. Sì, Mollica, ai tempi delle scuole elementari e medie, si può dire, in collaborazione anche con altri professori che c'erano, diciamo, nella mia sezione.
Allora, nello stesso tempo mandiamo un bel complimento anche al Sì, professore di Pippo Mollica, biomotica. che magari farà piacere rivederti qui in Certo, televisione. Ecco. certo. Poi, d'altronde è un viso veramente stupendo, quindi. Grazie. Ecco, i tuoi genitori, a proposito, ti hanno aiutato oppure ti hanno Diciamo che ostacolato quella che mi ha sostenuto di più è mia madre, e ripeto, questo amico mio che ha fatto tanto, Angelo, per me. Cioè, un grazie enorme, mi sostiene e mi segue tuttora in ogni progetto, in ogni concorso, dappertutto. E inoltre, dico anche il sostegno di alcuni amici miei, posso Perfetto. dirti. Ecco, proprio una domanda che sorge spontanea poi, Sì, quindi, ecco, sì. all'inizio hai avvertito qualche disagio oppure No, 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 tuttora, no, ecco, mi riferisco no, in no, tutti i vari campi, no, 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 praticamente perché è noto no. che ti sai difendere, quindi non ci Sì. sono problemi. No, 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 no. Diciamo che devo fare una piccola premessa, che per Prego. il mondo pattese queste cose non, diciamo, suscitano un certo clamore rispetto in città che hanno idee molto più larghe. Certo. Ecco, a proposito, i tuoi compagni, di quelli della stessa generazione, cosa ti dicono? È Cosa mi importante. dicono? Che mi dicono che praticamente solo io lo posso fare, perché io, oltre che mi occupo di questo a livello cinematografico, che anche di moda, faccio l'assistenza a domicilio agli anziani. Quindi, Certo. oltre il mio lavoro principale è l'assistenza domiciliare, e anche l'altro lavoro che io vengo a svolgere, come abbiamo detto poc'anzi. Quindi sono una persona molto umile in questo Certo, senso. ecco, abbiamo fatto un pochettino quello Sì, sì, sì. che è stato il tuo vero excursus della tua attività, ma soprattutto adesso mi sembra anche logico dire qual è il tuo obiettivo, cosa vorresti fare, dove vorresti arrivare. Ecco, tre domandine che sintetizzano tutte quelle che Allora, potrebbe il mio essere. obiettivo è di continuare in questo percorso, e praticamente in questo percorso è cercare di migliorare sempre a livello professionale, perché no, arrivare anche al successo, arrivare a degli obiettivi molto importanti. Perfetto, ecco, è abbastanza esplicita nelle sue dichiarazioni, nel suo pensiero. Il sogno, quale sarebbe? Il sogno, vabbè, di essere un'attrice professionista e diciamo, una fotomodella a livelli, magari, di Miss Italia. Uno ci spera, ci prova, voglio dire. Nello stesso tempo hai veramente qualche... Tu parlavi di farmacia o di qualche altro che veramente ti può aiutare in questo settore, perché sai, in queste cose ci vogliono le raccomandazioni oltre che alla bravura e alla presenza fisica, chiaramente. Allora, diciamo che fondamentalmente io ho fatto dei corsi di formazione. Questi corsi di formazione sono molto importanti perché ti aiutano sia per la dizione, per il portamento, per la postura, per lo sguardo, tra cui due workshop di due agenzie importanti di Roma, Susanna Giordano e Franco Alberto Cucchini. E poi un grandissimo corso importante a livello professionale di Angelo Faraci, che io faccio parte dell'associazione Ancora Cinematografica, proprio di lui, di Angelo Faraci, che ci segue ogni membro dappertutto. E poi comunque devo dire anche che sono stati anche molto disponibili gli organizzatori di questi eventi, fra cui Certo. Nunzio Giorgio Buttà, Gianni Saia, altri coloro che comunque ti permettono di partecipare a dei concorsi. E poi sono anche una cosa importante che voglio dire, la ragazza immagine ufficiale degli eventi Loop Show di rally, che già sono stati fatti due, una a Montagna Reale, una a Patti, e sì, domenica, cioè domenica, e ce ne sarà un altro a Porticella, lo volevo preannunciare. Perfetto, no, noi tra l'altro abbiamo già anche intervistato alcune volte Ivan Fagliano, che è Sì, quello sì, che sì, sì, sì. cura questo tipo di manifestazione. Che dirti, Gianira, di augurarti il classico in bocca al lupo e nella speranza di portare in alto anche il nome della città di Patti. Lo speriamo, diciamo che volere e potere, ci vuole solo Certo. forza di volontà. E beh, hai dimostrato che ce n'hai abbastanza e quindi...
Noi di tutta la redazione di Omnia News, oltre a far vedere le tue immagini per tutto il mondo, ti ringraziamo e ti auguriamo nuovamente il più classico in bocca al lupo. Grazie per la cortese attenzione, cari telespettatori, anche a te, e buon Grazie. proseguimento con i nostri programmi. Gipis è un'azienda specializzata nella vendita di calzature, pelletterie e accessori per tutta la famiglia. L'attenzione alla qualità dei prodotti è altissima e strizza sempre l'occhio alle nuove tendenze. Nei vari punti vendita troverai prestigiosi brand che propongono calzature e accessori trend e particolari: Guess, Nero Giardini, La Martina, Lacoste, Rocco Barocco, Pollini, Piquadro e molti altri. Vieni a trovarci a Patti in Piazza Gramsci, a Milazzo al centro commerciale Parco Corolla, a Capodorlando in Via Piave e a Licata al centro commerciale Il Porto. Ti aspettiamo! Eco SRL, in contrada Mulinello a Patti, ditta specializzata nella riserva di rifiuti speciali non pericolosi, riciclaggio di materiali inerti, materiali provenienti da demolizioni, scarti di legno, sfalce e potature. Inoltre è specializzata nella rimozione di amianto, bonifiche ambientali, ritiro e conferimento di rifiuti speciali. Inoltre fornisce il noleggio di container compattatori scarrabili. Presso la sede in contrada Mulinello si effettua la vendita di materiali inerti, riciclati e di terreno vegetale e compost. Pieco SRL al servizio dell'ambiente.